la presentazione della lista del nostro candidato sindaco Maurizio Mestrinare e di tutte le persone che si sono messe a disposizione. Come vedete, noi con grande semplicità ci presentiamo alla cittadinanza per presentarvi le persone, perché crediamo assolutamente nei valori del nostro programma politico e soprattutto nell'esigenza di un vero cambiamento anche a Treviso. Poche parole, io passo immediatamente la parola al candidato sindaco, vi saluto, vi ringrazio per la partecipazione, sono Rita Vanin, sono stata in Senato fino ad ottobre, mi sono occupata di cultura, istruzione, diritti umani e il lavoro fatto a Treviso dai nostri candidati è stato un lavoro egregio ed enorme. Sono qui con il collega deputato Enrico Cappelletti per sostenere Maurizio Mestrinare, al quale passiamo immediatamente il microfono. Grazie Renza, grazie a tutti i candidati appunto del Movimento 5 Stelle. Stamattina è il loro momento di presentarsi alla cittadinanza, alla comunità. Noi siamo convinti di portare avanti un progetto di rinnovamento che guardi al merito, quindi alla meritocrazia e alla trasparenza come valori fondanti sul quale portare la nostra azione politica per il Comune di Treviso e per appunto le funzioni che ci saranno in giunta, il posto dove da qui ai prossimi 5 anni si deciderà la linea politica del territorio di Treviso. Siamo convinti di avere un sacco di idee che vengono fuori dai colloqui che abbiamo avuto in tutti questi anni con i cittadini in strada, per le piazze, e le abbiamo riassunti in un programma pieno di contenuti validi che possono essere messi sul territorio in breve tempo. Ora passiamo il microfono ai vari candidati in lista e ve ne presentiamo diversi. Sono sicuro che verranno fuori spunti dalle quali si potranno prendere iniziative appunto per migliorare Treviso. Passo la parola a Giuliano Guidotto, capolista del Movimento 5 Stelle. Buongiorno a tutti, mi chiamo Giuliano Guidotto, come ho detto, il nostro candidato sindaco, faccio parte del Movimento 5 Stelle fin dalla nascita praticamente, assieme appunto a Maurizio e qualche altro componente. Io mi occupo di mobilità e trasporti e ho sempre lottato per una città migliore come viabilità. Noi abbiamo in programma un punto fermo che è l'autostazione. Vogliamo spostare l'autostazione dall'interno delle mura cittadine e portarla all'esterno, in una zona cosiddetta mercato autofruttivo, dove ci sono molti parcheggi e può benissimo esistere un'autostazione. Risolveremo automaticamente il problema delle navette, perché il centro verrebbe collegato in automatico, senza fare tanti programmi e progetti. E poi abbiamo una cosa molto importante che è il punto dove c'è l'autostazione a Treviso. Sapete, velocemente ve lo dico, che gran parte del trasporto pubblico vive sotto un cavalcavia a Treviso. C'è l'autostazione cosiddetta Siamic, che da 50 anni è lungo le rive del fiume Sile, che è il fiume di sorgiva più lungo d'Europa, d'Italia, scusate. Crediamo che quella piazza, che debba nascere proprio una piazza con molti negozi per i giovani. E abbiamo pensato anche di dargli un titolo a questa piazza e chiamarla Piazza del Popolo, che a Treviso non c'è. Ecco, questa è la mia parte del programma. Vi passo un'altra collega candidata. Grazie a tutti. Passiamo la parola a Olimpio Zanchetta. Salve, sono Olimpio Zanchetta. 10 anni di attivismo e diciamo che ho fatto tante cose, però una in particolare negli ultimi tempi con la senatrice Rita Vanin abbiamo lottato, diciamo, per le nostre bellissime mura perché stavano per fare un sarcofago di cemento sull'ex pattinodromo. Sapete che questa cosa adesso per fortuna è stata bloccata, anche se l'attuale sindaco vuole aprire una voragine in Piazza Vittoria, che noi ci troviamo contrari,
Comunque, insomma, abbiamo lottato, Rita Wing è venuta qua a vedere i punti critici delle mura, che non è finita, hanno ancora tante cose. Diciamo che ci sono almeno due punti critici ancora dove l'imprenditoria privata vuole costruire condomini a ridosso delle mura. Noi faremo tutto perché questo non accada, perché le mura tornino il più possibile alla cittadinanza e anche al turismo. E quindi se andremo in giunta, uno, due, tre di noi faremo di tutto perché questo accada, perché le mura tornino alla cittadinanza. Grazie. Passo a Valentina Manente. Grazie Olimpio, buongiorno a tutti, mi chiamo Valentina Manente, sono attivista da poco, ho sempre seguito l'evoluzione del Movimento 5 Stelle e quindi da pochi mesi ho deciso di diventare effettivamente attivista e di impegnarmi. Ho deciso di candidarmi perché voglio far pesare la voce di tante persone che si sentono in qualche modo schiacciate o escluse dalla politica, ma hanno moltissime idee e quindi vorrei portare a conoscenza del Consiglio Comunale le loro necessità e le loro proposte. In particolare voglio occuparmi dei giovani, della fascia fine medie e superiori, perché durante quell'età sviluppano il loro carattere, le loro capacità e si aprono al mondo. Per questa fascia ci sono tante proposte, ma anche poche. Hanno bisogno di ritrovarsi, di fare comunità, di fare esperienze, di fare volontariato e di esplorare il mondo per capire come poterci stare e come poterlo far evolvere quando saranno adulti. Quindi questo è il mio impegno nel caso venissi eletta come consigliere comunale. Passo la parola a Gianni Girotto. Buongiorno a tutti, sono stato portavoce al Senato per 10 anni, dal 2013 fino a ottobre scorso, e mi sono occupato sempre di energia. Ho lavorato 6 anni per arrivare a quello che poi è stato il Superbonus 110 e poi ho scritto la norma sulle comunità energetiche. Quindi chiaramente se avessi un ruolo in questa amministrazione mi occuperei di aiutare imprese, famiglie e anche enti pubblici naturalmente ad abbassare le loro bollette, visto che rimangono uno dei problemi principali che abbiamo come Treviso e come nazione naturalmente. Dall'altro punto di vista c'è la necessità comunque che tutti i cittadini siano maggiormente informati su problemi che non sono solo di Treviso, ma che sono generali, che sono più grandi di Treviso, che vengono decisi sopra Treviso, e quindi l'intenzione è quella di istituire dei corsi di finanza di base, di diritto di base, in maniera che il cittadino sappia leggere un contratto, sappia cosa sono le clausole vessatorie, non incorra nelle tradizionali fregature che spesso ci propinano banche e assicurazioni, e quindi avere nozioni su come funzionano quella che è la categoria che domina il pianeta. Il pianeta non è dominato dall'economia reale, perché per esempio il petrolio ha un fatturato annuo di 3.000 miliardi, ma è dominato dalla finanza virtuale, perché il petrolio fattura 3.000 miliardi all'anno, ma i prodotti speculativi finanziari cubano 2 milioni di miliardi di euro all'anno. Quindi c'è bisogno di fare cultura, perché senza cultura altrimenti non cresce Treviso, non cresce il Veneto, non cresce l'Italia. Buongiorno a tutti, mi chiamo Silvia Settana, ho 54 anni, sono sposata ed ho 2 figli. Lavoro in un istituto superiore di Treviso come assistente tecnico di laboratorio di chimica. E il mio impegno con il Movimento 5 Stelle nasce praticamente dai voli più di 10 anni fa. Sono attivista perché mi ritrovo in determinati valori, quale una giustizia sociale intesa come equità sociale,
dove viene messo al centro il cittadino e dove si unirà il suo benessere e soprattutto dove viene seguito in primis la fragilità delle persone e anche quelle più svantaggiate. Un'altra cosa che mi rende orgogliosa e fiera è il fatto di non avere al nostro interno condannati, indagati o comunque persone che abbiano la pedina penale in forma. Proprio per questo noi abbiamo dovuto, ciascuno di noi, presentare il certificato di carichi pendenti e del casellario giudiziale. E solo dopo averlo controllato e aver visto che è in ordine ci è stato dato l'ok per entrare in lista. Questa per me è una cosa fondamentale, perché se dovessi amministrare il bene pubblico è importante avere le mani libere e pulite. E io mi sono appassionata soprattutto, visto la mia vena ambientalista, di comunità energetiche e ne seguo da molto. E so che a Treviso è un tema di cui si parla poco e bisogna diffonderlo, perché ha solo vantaggi. Il primo vantaggio è quello ambientale, perché il sole è gratuito ed è per tutti. E un altro vantaggio è che con le fonti rinnovabili non c'è punto da fossili, e per cui c'è un abbassamento della CO2 e di conseguenza il riscaldamento globale tende ad alleggerirsi e anche i cambiamenti climatici che ne conseguono. Sia le imprese, ma anche gli enti locali, le amministrazioni pubbliche, per esempio le scuole, gli ospedali, ma anche le parrocchie potrebbero giovare mettendosi in comunità e condividendo l'energia che viene prodotta, consumata e condivisa. Lo Stato per questa buona pratica dà un incentivo per oltre 20 anni, per cui la spesa iniziale in qualche anno viene recuperata. E un altro punto, e poi finisco, è il fatto che la comunità energetica, come dice il nome stesso, aiuta a creare quel senso di comunità e a ricostruire il tessuto sociale che in questi ultimi anni è stato perso. Siamo molto più individualisti, mentre c'è bisogno di ricostruire il tessuto sociale che ci rende una società più democratica e civile. Per questi motivi io mi candido e soprattutto cerco di adempiere con la disciplina d'onore a questo compito, come dice l'articolo 54 della nostra bella Costituzione. Grazie a tutti. Grazie Silvia. Passiamo la microfono a Giulio Giorgio. Buongiorno a tutti. Chi sono? Io sono un farmacista. Sono un farmacista che per quasi 40 anni ha girato per gli ambulatori, per gli ospedali, lavorato anche nelle farmacie, venendo a contatto quotidianamente con i problemi dei pazienti, dell'organizzazione. Già 20 anni fa cercavo di sottolineare la carenza di medici che si prospettava, perché era prevedibilissima. Bastava guardare l'anagrafe dei medici, dei professionisti. E invece c'è stato un silenzio totale di tutto l'arco governativo, di chi ci governa. Comunque, non sono solo questo, sono appassionato di arte, di storia, di urbanistica, di architettura, mi guardo in giro e seguo con passione cosa avviene nella città. Faccio parte da anni del direttivo dell'ANPI, sono stato a Roma in Italia nostra. Forse qualcuno ha visto la mia faccia in qualche gazebo, magari al mercato, adesso dice tanto tempo anche. Magari impegnato in qualche comitato. In qualche comitato, ne cito uno, non so, quello che voleva sottolineare l'assurda spesa per la pedemontana, che è costata ai cittadini veneti, costerà ancora, perché non è, ai contribuenti, 12 miliardi di euro, che equivalgono a 48 cittadelle della salute. Allora, sono circa 250 milioni di investimento per le cittadelle della salute, facciamo una rapida divisione. Questi soldi sono spesi per un mastro d'asfalto che nessuno usa. Qualcuno ci è andato? Credo proprio di sì. Va bene.
però noi siamo tutti contenti e continuiamo ad andare avanti. Un altro, ma è la responsabilità, perché altri gazebi li abbiamo fatti per salvare 200 a Santa Maria del Rovere, che serenamente erano previsti essere tagliati dall'amministrazione di un colore, poi proseguendo con l'altra, per dei rifacimenti del quartiere, quando ci sarebbe stata una perdita di verde enorme. Gli alberi vanno tagliati in successione, una piccola percentuale all'anno, non nel giro di un mese far fuori gli alberi di un quartiere. Provate ad andare a Santa Maria del Rovere in piazza, vicino al cinema Edera, quegli alberi lì non ci sarebbero. Siamo riusciti a raccogliere firme e a firmare questo. Voglio dire che il 14 maggio, il 15, sarà una data importantissima, perché dopo 30 anni di amministrazione di una certa direzione, perché bene o male con 5 anni di intervallo che non ha cambiato moltissimo, sono 30 anni che abbiamo questa direzione, il timone della barca è in mano ai cittadini. Ora, chi abbrontola perché c'è troppo traffico? Chi ha capito che 40 anni, si pagherà in 40 anni 12 miliardi di euro delle pedemontà? Chi non è d'accordo col proliferare dei centri commerciali? Ne hanno messo uno proprio in un comune di Treviso di recente, lo sappiamo, che sono degli attrattori di traffico. Chi denuncia la mancanza di ambulatori? È sanità la responsabilità dell'amministrazione, del sindaco. Ma perché continuiamo allora sulla stessa strada? Il timone ce l'abbiamo in mano noi, 14. Le elezioni non sono una partita di calcio. Le elezioni sono un momento in cui la gente, i cittadini, possono dire non sono d'accordo. Ma se io continuo a tifare per la stessa squadra da 30 anni, qualsiasi cosa succeda, poi non posso lamentarmi che le cose non cambiano. Grazie. I 5 Stelle sono diversi. Voglio dire, sono qui dopo un certo percorso politico, perché bisogna essere liberi per affrontare delle decisioni diverse. Un esempio brevissimo, lascio la parola ad altri, ma vogliamo parlare di aeroporto, della inutilità, dell'assurdità di continuare a incrementare lo sviluppo dell'aeroporto rovinando un quartiere, o del terraglio est o del quarto lotto, che cosa fa? Richiama traffico. Se io ho delle formiche su una tavola perché ci ho versato del miele, non metto della miele lì per togliere le formiche, perché ne avrò il doppio. Ora, se io faccio un pezzo in più di quarto lotto, alla fine del quarto lotto, lungo la feltrina, avrò un'altra zona di richiamo attrattrice di traffico, dove ci saranno altri centri commerciali. Ma se io continuo a far sviluppare l'aeroporto e non ci ragiono un attimo, non lo dimensiono, rimarrà sempre congestionata. E allora è una scusa quella, è una scusa per dare soldi non nelle case, nell'edilizia popolare dove ce n'è bisogno, negli ambulatori. Pensate quanti ambulatori si fanno con 12 miliardi di euro. E allora continuiamo a volerci un'altra pedemontana, ma siamo d'accordo o non siamo d'accordo su questo? Il 14 abbiamo in mano noi il timone. Grazie, Giulio. 5 Stelle sono in Giulio. Grazie. Grazie, Giulio. Beatrice. Good morning, everyone. My name is Beatrice La Siega. Don't worry, I'll translate. Però avete vinto un po' in italiano e un po' in inglese. Mi chiamo Beatrice La Siega, sono un insegnante di inglese. And what I wanted to underline today is the total consistency of the program we have at a local level for Treviso compared to the one at a national level. If you read every single point, you can't find anything that is not consistent with it. I would like to volevo sottolineare appunto la coerenza del nostro programma a livello locale rispetto a quello a livello nazionale. Se voi appunto guardate ogni singolo punto del programma a livello locale, vedrete che non c'è nulla che è incoerente rispetto alla politica nazionale. Non tutti possono dire la stessa cosa.
I would like to make two examples about this. One is about a car park they would like to build in Square Victoria. Now, some parties would like to dig and to build an underground car park. What would happen in that case? Well, they would find archaeological artifacts and water. That's what they would find. Cosa succederebbe? Allora, alcuni partiti propongono di costruire un parcheggio in Piazza Vittoria, per esempio. E cosa succederebbe però se scavassero, come alcuni si propongono di fare, appunto? Troverebbero reperti archeologici e acqua, quindi sicuramente insomma problemi per i lavori. Others would like to build on top of Victoria Square. What would happen in that case? More cars would flow in the city, and this would cause traffic and lots of problems, CO2. E invece altri si propongono di costruire sopra un piano, e questo però provocherebbe flusso di auto e smog, appunto, che arriva in città. Our idea is totally different, and our program is different as regards this project. We say no to building more car parks. We want to use the ones we already have, and we want to increase and improve the mobility, especially electric mobility. Appunto, noi invece ci proponiamo non di costruire, non di continuare a cementificare ovviamente, ma di utilizzare i parcheggi che già ci sono, e appunto piuttosto utilizzare magari dei bus elettrici, quindi utilizzare la mobilità elettrica e far utilizzare i parcheggi che già appunto ci sono. Another example, now Giulio has already mentioned the airport. There is one substance I would like to draw your attention on, and this substance is called benzopyrene. Okay? C'è una sostanza, a proposito, parlando di aeroporti, di cui il nostro Giulio Zocchi ha già parlato, c'è una sostanza sulla quale volevo attirare la vostra attenzione. Questa sostanza si chiama benzopyrene. This substance is highly toxic, and it causes cancer. And there are 14 schools in the area, not to mention a park, a nature reserve in the area. So do we want to expand the activity of the airport? Do we want to pursue profits? To what cost? To the cost of the health of the people? Ok, spero di ricordarmi quello che... Allora, un attimo, allora, sì, allora, volevo appunto citare questa sostanza in particolar modo, il benzopirene, che è una sostanza altamente tossica e che causa il cancro. E dobbiamo ricordarci che ci sono 14 scuole nelle vicinanze dell'aeroporto, e ovviamente anche esatto. E quindi diciamo che sappiamo che magari non sarà possibile chiudere l'aeroporto, questo sicuramente no, però quantomeno dobbiamo preoccuparci che vengano seguite le leggi, okay? E che non venga messa in pericolo la salute dei cittadini. Grazie, okay? Beatrice. Grazie. Passiamo al microfono a Carlo Righetto. Il mio nome è Carlo Righetto, ho 70 anni, quasi da 45 anni di volontariato. Ho lavorato come presidente dell'ente sordi nella parte della provincia di Treviso. Mi sono occupato anche a livello nazionale di pari opportunità, famiglia e terza età nell'ente sordi a livello nazionale. Perché mi candido? La mia candidatura è motivo della preoccupazione perché la città deve trovare nei 5 Stelle una risposta
alle necessità appunto della città stessa. E questa è una bella squadra che collabora molto e lavora molto assieme. Noi di Treviso dobbiamo aumentare la sensibilità nei confronti di tutte le persone portatrici di disabilità. L'ambito sociale deve essere appunto molto considerato. Mancano i sottotitoli, manca l'accessibilità nei programmi televisivi anche locali. Io che sono una persona sorda ho questa esperienza e non riesco a seguire appunto nessun dibattito a livello visivo. La disabilità più visibile è sicuramente quella delle carrozzine, però ci sono molte disabilità che devono essere considerate, non solo quelle delle carrozzine che sono più visibili. Io stesso ho portato, lavorato tanti progetti al comune e alcuni non sono proprio stati ascoltati. Il lavoro che voglio fare io è quello di portare i 5 Stelle e la sensibilità dei 5 Stelle dentro il comune. Grazie Carla. Grazie Carla. Passiamo al microfono a Giuseppe Vanzella. Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Vanzella, ho un'attività commerciale di libri antichi, libri rari e antiquariato qui in centro a Treviso. Sono un attivista da circa 13 anni, un anno e passo. Mi sono scritto un discorsetto per non dilungarmi troppo. Allora, cercare di tutelare gli spazi storici della cultura, del commercio, dell'artigianato, del centro storico cittadino, intanto non vuol dire abbandonare se stessi i quartieri periferici della città, anzi è il primo passo per cercare di colmare quella distanza che storicamente la città murata ha sempre avuto dai sobborghi fin dai tempi remoti. Questo perché in tutto il paese la lotta per la desertificazione del cuore delle città murate si scontra in un confronto impari sia con i non luoghi quali sono i centri commerciali, sia con lo sviluppo di altre piattaforme di vendita come l'online, gli antagonisti con i quali ci confrontiamo ogni giorno. La sopravvivenza delle piccole attività di commercio e artigianato è dunque legata all'adeguamento delle nuove dinamiche. O ci si trasforma o si chiude. Ma non tutti ci riescono, o perché hanno un'attività che si gioca solo sul territorio, o i gestori sono troppo anziani per far fronte a questo straordinario cambiamento di gusto e di interesse, che sta rischiando di stritolare gran parte delle attività commerciali di prossimità. Per questo è doveroso intervenire attivando un centro di riferimento pubblico in concertazione con gli assessorati delle attività produttive e dei beni culturali e turismo. Un salvagente, dunque, un aiuto quale stimolo per impedire che troppi negozi vengano sostituiti da garage, bar o da agenzie immobiliari. Dobbiamo cercare di riportare la città a come ce la ricordiamo, in un circolo virtuoso che le ritorni la sua vivacità popolare in un'attenzione particolare per i suoi abitanti, soprattutto i giovani. Bisogna sposare la nuova vocazione turistica di Treviso mettendo in luce le caratteristiche storiche e ambientali per quali essa è famosa, le sue acque, i suoi affreschi, la sua storia. E qui parlo del Castello d'Amore, della famosa danza trevigiana del Boccaccio, delle mura di Fra Giocondo, di Angelo Giustiniare Canati e il suo scontro con Napoleone. Ancora i suoi artisti, da Tommaso da Modena a Gino Rossi e Arturo Martini, e la Treviso piccola Atene di Comisso, Mazzotti ed Ernesto Calzavaro, una città tanto cara a Dino Buzzati. Senza dimenticare poi lo spettacolo con Mario Del Monaco magari, oppure con il film Signore e Signori, i campioni dello sport come Homo Bono, Penny e Baran Sambo e Cipolla. Sviluppiamo progetti e percorsi tematici coinvolgendo le associazioni culturali, sportive, sociali e di volontariato, perché tutti siano partecipi al cambiamento, insieme per una vita migliore. Vogliamo una città vivace e serena,
aiutateci anche voi, siamo dalla parte giusta. Grazie, vi piace. Passiamo il microfono a Lara. Lara Pianta. Buongiorno a tutti, sono Lara Pianta, ho 54 anni, sono sposata e ho un figlio di 20 anni che va all'università. Lavoro, sono ragioniera, mi occupo di controllo e di gestione. Sono vicina al movimento da una decina d'anni, ma solo da un anno sono scesa in campo orgogliosamente con un gruppo che ho conosciuto, a cui mi sono molto affezionata, formato da bellissime persone molto motivate. E in tutto questo il contributo che io potrei dare, lo dico al di là della mia professione, che potrebbe essere quella di andare a controllare qualche numero tra i bilanci e le spese che vengono fatte in comune, ho una sensibilità da genitore, e quello che a me un po' sorprende, un po' preoccupa, è vedere questi giovani molto demotivati, molto passivi, preoccupati, depressi. Ci sono tanti disagi sui quali è il caso di intervenire. Lasciare questo lavoro nelle mani dei singoli genitori che si arrangiano con i propri mezzi, ad avere dei consigli da degli esperti, forse non è sufficiente. Secondo me serve proprio un patto tra le istituzioni un po' più pesante per poter lavorare tutti insieme, per poter crescere nel modo migliore quelli che dovranno essere gli uomini di domani. Quindi serve per loro motivazione, forza e volontà di proseguire. Grazie a tutti. Grazie Lara. Passiamo il microfono a Salvatore Orlando. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Salvatore Orlando e sono ingegnere gestionale e lavoro in ambito tecnologico e informatico. Sono a Treviso da 6 anni e sono anche padre di un figlio che è nato in questa splendida città. Da genitore riconosco che è molto impegnativo e anche difficile a volte, no? Crescere i propri figli. In particolar modo se non ci sono parenti lontani, se ci sono i parenti lontani come per esempio i nonni. Quindi il mio impegno è quello di dedicarmi al potenziamento dei servizi alla famiglia, rivolti alle famiglie. Quindi pensiamo agli asili nido, che devono essere comunque migliorati anche dal punto di vista dell'offerta, ma anche le babysitter, perché è veramente complicato trovare una babysitter qui in città, e in particolar modo quello che vorrei promuovere è un albo delle babysitter, in modo tale da poter non solo trovare le figure che siano professionali e qualificate, ma anche inquadrarle, no? Affinché ci sia una copertura assicurativa e che sia tutto in regola. Tornando alle mie competenze, posso anche impegnarmi per quanto riguarda la digitalizzazione dei servizi del comune e quindi rendere più efficiente e meglio gestibili i processi. Questo sicuramente è un valore aggiunto per i cittadini. Come potete vedere, qui siamo molto determinati e pertanto chiedo a voi il vostro sostegno e la vostra fiducia. Grazie a tutti. Grazie, dottore. Gennaro, vi farci l'ultimo intervento. Gennaro Vietri. Grazie, buongiorno a tutti. Sono Gennaro Vietri, ingegnere civile e meccanico, funzionario tecnico dell'amministrazione provinciale. Da 30 anni mi occupo di sfruttamento e gestione dell'energia in parte rinnovabile e in parte non rinnovabile. Quindi il tema delle comunità energetiche rinnovabili, oltre ad essere un tema diciamo di attualità, è un tema che mi colpisce direttamente da vicino. La bolletta energetica la paghiamo tutti, vediamo come il panorama internazionale è un panorama che avrà come obiettivo quello di incrementare i costi specifici dell'energia elettrica e dell'energia termica in modo poco sostenibile, soprattutto per le famiglie italiane, e l'obiettivo sarà quello di sensibilizzare tutti i cittadini a far sì che il concetto di comunità energetiche rinnovabili sia molto più vicino a loro che agli operatori di settore.
condividere, oggi si condivide tutto, si condivide il tempo, si condivide la sostenibilità, si condivide la mobilità, poco ancora si condivide il concetto di energia. Energia che siamo in grado di produrre molto bene, perché il territorio italiano ha una radiazione solare media globale molto molto elevata, e questo potrebbe consentirci di utilizzare in modo molto naturale quelle risorse che avremmo dovuto utilizzare da molto tempo. Le comunità energetiche oggi sono la risposta più ovvia e naturale a quello che è il concetto di risparmio energetico, di ricchezza energetica per ogni singola famiglia e di diminuzione di quella che è la povertà energetica, siamo costretti a vivere quotidianamente alla luce del panorama internazionale. Il nostro impegno e il mio impegno sarà quello di focalizzarci prevalentemente anche su questo aspetto, perché ritengo che questo aspetto sia un aspetto fondamentale che colpisce fisicamente ognuno di noi, senza né colori e senza né preclusioni. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie mille, Gennaro. Abbiamo finito gli interventi e chiederei un intervento al deputato Enrico Cappelletti. Grazie Enrico. Grazie Maurizio. Grazie Maurizio. Forza ragazzi, io sono qui per dire questo, forza. Siamo arrivati ormai quasi alla fine di questa campagna elettorale, bisogna... Avrei voluto essere con voi sempre, ogni giorno, vi porto il saluto naturalmente del gruppo della Camera del Senato, avremmo voluto essere tutti con voi. E questo chiaramente è incompatibile con tanti impegni, però è l'occasione per dirvi che il vento sta incominciando a cambiare. Cioè quelli che dicevano, che ci additavano, tutti i beneficiari del reddito di cittadinanza come fa Mulloni, nella votazione più importante che c'è stata in Parlamento, la votazione sul DEF, il documento economia e finanza, è la votazione più importante nella storia della Repubblica Italiana, non era mai successo, non si sono presentati a votare. Cioè, sono, hanno fatto un voto che è partito dal 25 aprile e arrivato al 1 maggio, e anche se c'era una votazione in mezzo, fondamentale, importantissima, non si sono presentati, è cascato il governo. Con chi se la sono presa? Con la maggioranza? No, il ministro Giorgetti se l'è preso con lo spicchio di Parlamento, dove c'è il terzo polo, dove c'è Azione, non c'è Italia Viva. Perché Italia Viva e Azione sono qui parlamentari, cuscinetto, che devono fornire i loro voti a richiesta della maggioranza quando la maggioranza va sotto. E va sotto, nonostante la maggioranza di 238 voti su 200, sono i 34, c'è una maggioranza pazzesca. Che cos'è che hanno vinto le elezioni? Hanno vinto le elezioni promettendo che avrebbero affrontato il problema dell'immigrazione risolto con il blocco navale. Sono quadruplicati gli sbarchi nel nostro paese, quadruplicati, non sanno più, non sanno più cosa buttare in faccia la gente per dire abbiamo fallito. Queste parole dovrebbero dire abbiamo fallito, o meglio, ne avevamo la consapevolezza, ma vi abbiamo fregato, vi abbiamo detto che un problema complesso si risolve con un sistema semplice. Allora che cosa avrà pensato? Me lo immagino io, vabbè, che ho la colpa, Conte, ci sono andati gli sbarchi, qualcuno avrà detto, no, magari il presidente, ma Conte magari non ha responsabilità, allora diamo la colpa a Putin, hanno dato la colpa a Putin degli sbarchi in Italia, si sono messi a ridere in tutto il globo terracqueo. Allora cosa hanno detto? Beh, la colpa è degli scafisti. Ah, perché la settimana prima non era la colpa degli scafisti, perché il mese prima, perché 10 anni prima non era la colpa degli scafisti. Insomma, come se non bastasse. Avevano detto che tagliavano le accise sulla benzina, le hanno reintrodotte. Avevano detto, hanno fatto campagna elettorale perché non venisse trivellato Nord Adriatico, il primo provvedimento, hanno fatto, cosa hanno fatto? Andiamo a trivellare Nord Adriatico. E la legge di bilancio, che è un po' il programma elettorale della maggioranza, che cosa hanno fatto? Hanno tagliato la sanità. La sanità nel 2019, prima del Covid, era il 6,4% del PIL. Con la legge di bilancio della Meloni, dopo una pandemia terribile come quella che abbiamo passato, siamo tornati indietro al 6,1-6,2% del PIL. E poi dove dobbiamo investire per il futuro del nostro paese? Dobbiamo investire nell'istruzione. Hanno chiuso accorpando i 700 istituti scolastici, hanno tagliato 10 miliardi di euro alle pensioni dei cittadini e tutti questi soldi, sapete che fine hanno fatto? Sono finiti a coprire 12 condoni fiscali, degli evasori fiscali, 100 miliardi all'anno ci costa l'evasione fiscale del nostro paese. Quindi coloro che pagano le tasse hanno dovuto coprire i condoni fiscali per chi le tasse le evade. Per cui è un inizio,
ma il tempo sta cambiando e la gente ha una sempre maggior consapevolezza della differenza che c'è tra promettere una soluzione e poi in concreto e mancare completamente quell'obiettivo. Dico solo questo: noi abbiamo dato un governo al centrodestra dopo 2 anni di crescita, cioè parliamo di soldi qui a Treviso, in Veneto, in tante regioni, è probabilmente l'argomento più importante. Con il Movimento 5 Stelle al governo, il prodotto interno lordo è cresciuto all'11% negli ultimi 2 anni, 2021-2022, siamo cresciuti più della Cina, siamo stati il paese che è cresciuto di più in Europa. Abbiamo aumentato la spesa, noi siamo i pazzi del superbonus, credo qua, numero uno, i pazzi di tutti. No, signori, andate a vedere i dati dell'Istat. Il debito è diminuito di 10 punti. Ditemi quando nella storia della Repubblica Italiana si è riusciti, aumentando la spesa pubblica, a ridurre di 10 punti percentuali il debito, il rapporto debito-PIL, riducendolo appunto al 144% attuale. Cioè, perché siamo riusciti in questa che sembra una magia? Avete aumentato la spesa e avete ridotto il debito. Perché è aumentato in maniera più che proporzionale, però dicono loro, siamo tutti più ricchi. E secondo le loro previsioni che cresceremo dallo 0, giusto per fare un confronto quando parliamo di soldi. E poi, come se non bastasse, e chiudo, abbiamo aumentato il prodotto interno lordo come veramente una tigre asiatica. Abbiamo ridotto il debito pubblico e abbiamo lasciato 200 miliardi di PNRR da spendere e non sono neanche capaci di spenderli. E questo dobbiamo dire, questo è quello che dobbiamo sapere. Concludo, non siamo qui con me, per me chiaramente, siamo qui per parlare delle questioni locali, sono veramente orgoglioso di ciascuno di voi e vi ringrazio tutti perché il cambiamento passa dalla partecipazione e voi siete chiaramente consapevoli di questo. Se riusciremo a cambiare sarà merito mio, sarà merito vostro, sarà merito di tutti coloro che hanno avuto il coraggio, la forza, il desiderio e la voglia di cambiare mettendoci la faccia. Per questo vi ringrazio naturalmente il gruppo, a nome del nostro presidente, forza, abbiamo l'ultima settimana, so che arriverà Chiara Pendino, sto cercando di far arrivare anche Patuelli, speriamo di riuscire a convincere anche lui, comunque vada, grazie, noi abbiamo già vinto e lo sapete perché ci siamo schierati dalla parte giusta della storia. Grazie. Io chiedo la chiusura a Orietta Valigo. Per me è molto importante. Grazie Maurizio. Io definisco l'amico Maurizio uomo dalla forza gentile, che non urla, ma porta avanti i contenuti sé. E mi pregio di avere l'amicizia e la stima di queste donne e di questi uomini che si sono messi a disposizione senza appartenere a nessuna lobby. Nessuno di loro ha interessi privati, nelle lobby anche di questa città. Quindi il 14 e il 15 è un invito a votare chi è dalla parte giusta, dalla parte di chi vuole tutelare quelle 14 scuole che sono attorno a un aeroporto che vedrà duplicare gli arrivi, a una città che ha bisogno di asili, come diceva qualcuno, è una città che ha dei tesori d'arte che vanno valorizzati nella maniera giusta. E allora Maurizio, hai tutto la nostra stima, il nostro appoggio, un ringraziamento di cuore a tutti voi e in bocca al lupo perché il lupo viva a lungo. Grazie. Io ringrazio anch'io tutti, sono orgoglioso e vado a testa alta della lista che abbiamo composto e di tutte le forze che appunto umane che la compongono, piene di grandi valori, alti valori che ci muovono per il bene della città senza avere poi nulla in cambio, pensando appunto a logiche di ritorno economico, ma solo tanta passione. E anch'io vi saluto, vi salutiamo tutti, il 14 e 15 è importante che Treviso vada a votare, che ci sia tanta partecipazione e che la città decide in maniera democratica che linea prendere, e noi siamo convinti di stare dalla parte giusta. Giusto?
Grazie a tutti. Aspetta, fai tu. Dimmi tu, io ho mandato i messaggi. Grazie.